Provateci voi a mollare tutto all'improvviso e rimettervi in gioco dall'altra parte del mondo. Provateci voi a dire ciao a famiglia e amici e finire in un altro paese con un'altra cultura per fare quello che ti viene meglio nella vita, allenare. Lorenzo Mambrini non lo conosciamo oggi, lo riscopriamo oggi. Oggi che commenta il calcio in TV in attesa di tornare sul campo, oggi che ha dalla sua l'esperienza accumulata tra Panama e Cuba. E adesso ci arriviamo. Era il 16 maggio del 2014, quando gli si aprirono le porte di Panama, quasi 5 anni fa. Una squadra, fino allora sconosciuta da gestire, un progetto da condividere, un patentino da allenatore UEFA da utilizzare. Arabe Unido, subito, una scommessa da vincere, perché Mambrini finisce in uno dei club più importanti di Panama. Calcio concreto, tanta corsa, la giusta dose di tattica, soprattutto spogliatoio. È campione al primo anno ed è subito festa al Deli Valdés, primo step raggiunto, prima stagione lontano da casa, prima vittoria, primo grande sliding doors. Perché caso vuole che a Panama in quei giorni si trovassero Mariella Castro, figlia dell'allora presidente di Cuba Raúl e nipote di Fidel, con suo marito Alfredo, italiano, che guarda l'impresa degli Arabe Unido alla TV e consiglia a sua moglie di affidare la squadra di Santiago, che il titolo non lo vince da oltre 100 anni, all'italiano Mambrini. Diventeranno 102, perché alla guida di Santiago de Cuba, Mambrini ottiene un quinto posto alla prima stagione e poi la gloria. 24 giugno 2017, stadio Antonio Maceo, gremito. Santiago de Cuba 2, Ciego de Ávila 1. È festa grande nella città di Fidel. Dopo 102 anni torna il titolo cubano a Santiago. Due giorni di festa per tutta la provincia, cerveza e porchito para todos. Folla in delirio a Piazza Céspedes, la stessa in cui Fidel annunciò rivoluzione nel 1959. Da lì alla nazionale cubana è un salto dovuto, lecito, meritato. Per Lorenzo Mambrini la soddisfazione di guidare la selezione di Cuba nell'amichevole storica con gli Stati Uniti, quella all'estadio Pedro Marrero de La Habana, l'unica partita persa nell'anno e 8 mesi come CT. Il 28 luglio del 2018 la decisione di tornare in Italia, il premio Orgoglio Italiano conferitogli dal CONI meritato. Quel premio urla forte il desiderio di rinascita, ma stavolta a casa sua, perché Mambrini freme di rimettersi in gioco qui, forte dell'esperienza internazionale accumulata tra Panama e Cuba. Provateci voi allora a ripartire da zero, lontano da tutto e tutti. Provateci voi a ripartire da capo e vincere. Mica facile, ma provate anche a chiederlo a Mambrini. Magari lui saprà dirvi come si fa.